Terza parte di Safe Drive ed affrontiamo un argomento, come vi avevo così accennato all'inizio, davvero molto molto interessante per noi, ma suppongo anche per tutti voi. Vado a presentarvi subito gli ospiti. Sono Alberto Arosio, Chief Growth Officer di Atlante. Grazie Alberto di essere con noi. Grazie mille a voi per l'invito. E Massimiliano Palumba, invece Brand Manager del campionato Smart E-Cup. Grazie Massimiliano di essere qui. Grazie a voi, buonasera a tutti. Beh, naturalmente Safe Drive ha un legame molto particolare con questo campionato. Quale edizione siete? È una stagione numero 6. Insomma, primo campionato al mondo e ad oggi unico campionato al mondo turismo dedicato a una vettura elettrica. Un gran bel passo. Ecco, perché questo binomio? Lo svegliamo subito, perché questo va da sé, perché quest'anno naturalmente le due realtà sono partner, quindi collaborate insieme nell'affrontare questo campionato. Massimiliano, mi perdonerai se mi concentro un pochino su Alberto, per quantomeno all'inizio di questa nostra chiacchierata, perché sono tante le curiosità che mi piacerebbe ascoltare da lui. Quindi voi siete specializzati nelle infrastrutture sulle colonnine, no? Come sono stazioni di ricarica, come si dice, fast, quindi veloci e ultra fast, esattamente. Adesso abbiamo l'occasione finalmente di parlare davvero con chi è competente di questo aspetto importantissimo per l'evoluzione appunto dell'auto elettrica. E spero che poi la nostra chiacchierata aiuti anche a dissipare qualche dubbio, qualche perplessità. Che differenza c'è tra fast, ultra fast, ultra veloce? Quali sono i vantaggi? Partiamo da lì, poi capiamo meglio un po' tutta la nostra realtà. Partiamo da quella che è la mission di Atlante in questo senso. Allora, noi entriamo in un panorama dove l'offerta commerciale è molto ampia, ma ancora non abbastanza capillare per essere a supporto dell'evoluzione della mobilità elettrica. E noi ci occupiamo di un settore specifico di questo mondo, che è quello delle ricariche fast e ultra fast, che vuol dire point of charge in grado di erogare potenze superiori ai 50 kW, fino a potenze massime di 300-400 kW, che però devono anche mettersi in relazione a quella che è la potenzialità della rete elettrica attualmente presente e alla capacità che hanno le auto elettriche di oggi di assorbire questa energia. Ad oggi le auto più performanti sono in grado di assorbire fino a 125 kWh. Per cui il nostro panorama di prodotti che offriamo in questo senso rappresentano all'interno del mercato attuale le migliori soluzioni tecnologiche per offrire al cliente le migliori esperienze di ricarica. Tra l'altro, diciamo così, il pubblico dovrà rispolverare certi studi, no? Sulla io per primo, io per primo, ho un background diverso. 3 kW al massimo a casa, ma avere più dimestichezza anche quali sono le unità di misura legate al mondo dell'elettrico. Sentire parlare di questi valori, spontaneamente, voglio dire, banalmente, noi siamo abituati a associare elettricità con rischio, pericolo, eccetera. Non esiste nessun no, tipo no, di... No, assolutamente, fare. Assolutamente. L'esperienza di ricarica, poi, quando la gente in prima persona l'effetto, è molto più semplice di quello che uno si può aspettare. Ci sono molteplici modalità di pagamento che permettono a qualsiasi tipo di clientela di usufruire del prodotto nel modo più che ritiene più comodo e appropriato. E anche la durata della ricarica è un elemento molto importante. Ci si può spingere ad avere ricariche ultra fast che permettono a una batteria tra il 20 e l'80% di capienza di ricaricare in soli 20 minuti. Per quello noi associamo a ogni point of charge una time promise, la definiamo, ovvero spieghiamo all'EV driver cosa può fare mentre l'auto sta ricaricando. Si va da un semplice caffè di un quarto d'ora con ricariche ultra fast a magari mangiare un panino o fare una spesa veloce per ricariche fast che possono durare da 40 minuti all'ora un quarto. C'è anche un altro aspetto che ti volevo chiedere, forse un po' trascurato, anche colpa nostra di addetti ai lavori, comunque che siamo un po' preposti anche così a divulgare queste nuove tecnologie, ovvero legate, insomma, si abbina l'idea dell'auto elettrica a un'auto zero costi. In realtà non è così, quindi l'aspetto legato al costo, perché noi conosciamo bene i costi dei carburanti tradizionali, ma magari non quello del consumo di energia. Qual è la differenza attualmente, come è organizzato rispetto a un, diciamo così, una wall box casalinga, una colonnina veloce, ultra veloce? Ci sono differenze naturalmente, suppongo, di tariffe e poi più o meno
mediamente qual è il costo, poi dipende anche dall'automobile, lo posso sapere al chilometro. Parlare di prezzo medio è un attimino inappropriato, nel senso che la componente di prezzo dell'energia erogata è data da diversi fattori, alcuni di tipo tecnico, alcuni di tipo commerciale, alcuni di tipo relativo al mercato dell'energia. Per cui è sempre molto importante capire che vengono oltretutto forniti servizi di tipologia diversa. Il prezzo varia in funzione della velocità di ricarica, ma varia anche in funzione del posizionamento della colonnina, perché segue dinamiche commerciali relative anche al mondo dell'immobiliare. Una location prossima alle grandi città, su passaggi, su strade di grande passaggio, ovviamente può avere un costo alla base superiore rispetto ad altri tipi di location. Noi, dal punto di vista dell'approccio che abbiamo a questo tipo di mercato, vogliamo andare oltre e vogliamo fornire al nostro cliente la più ampia varietà di possibilità di ricarica. Per cui andiamo a installare le nostre colonnine ovunque riteniamo che la nostra clientela debba avere un servizio. Per cui passiamo dalle semi-destination, che sono i punti di interesse urbani o periurbani, fino al puro on the go, per facilitare anche le lunghe distanze, quindi posizionamenti sulle strade di alta percorrenza, sia autostradali che nazionali. Ci viene in soccorso, o in aiuto, mettiamo meglio dire, anche i programmi di sviluppo della rete di infrastruttura di colonnine elettriche offerti sia a livello nazionale che internazionale. Al momento stiamo aderendo al programma CEF, che è un programma promosso dalla Comunità Europea per finanziare tutte quelle installazioni sui corridoi TEN-T. Oppure adesso a breve, visto che è uscito il bando qualche settimana fa, parteciperemo al PNRR per sviluppare ulteriormente la nostra presenza capillare su tutte le regioni del territorio italiano. Massimiliano, entra un pochino nel tuo campo. Mentre parlava Alberto mi viene in mente una cosa anche interessante da dire. Tu lavori nel campo del motorsport, il motorsport si è avvicinato, voi siete stati pionieri anche in questo senso, per quello che vi compete, che vi riguarda, a questo mondo dell'elettrico. Però ovviamente avete a che fare con dei piloti che non vengono dal mondo dell'elettrico. Allora sono curioso di sapere da te, in questi 6 anni di attività è cambiato l'approccio, anche la mentalità che ha contatto con e che gareggia con queste vetture? È cambiata perché gli abbiamo dimostrato, abbiamo vinto lo scetticismo iniziale. Noi, come un po' tutti, all'inizio eravamo i primi, eravamo gli unici, c'era solo la Formula E quando siamo partiti nel 2018 e tutti ci guardavano strano con queste macchinette piccoline che non facevano rumore ed era la prima cosa che ti dicevano i piloti. Ma come faccio? Non sento il pilota, il rombo del motore. Li metti in macchina, aspetti 3 giri, arrivano in box e si sono divertiti come dei bambini. Perché hanno scoperto che il motore elettrico tira come una bestia da subito, accelera una macchina come una Smart che ha 80 cavalli e noi l'abbiamo alleggerita fino ad arrivare a 700 kg, nei tratti di pura accelerazione è comparabile con le GT da 600 cavalli, che è una cosa che è assurda da pensare, ma è dati alla mano, nello 0,50, nello 0,60, abbiamo quel livello di prestazioni lì. Quindi ti lascio immaginare cosa possa fare una Tesla, cosa possa fare un Mercedes EQS quando hai più potenza. E da lì poi abbiamo vinto lo scetticismo iniziale, dimostrando che le vetture elettriche sono belle da guidare, sono divertenti, sono belle anche dal punto di vista del pilota. Cioè si divertono, le gare, le auto si utilizzano come delle vetture termiche alla fine, non fanno rumore, vanno forse più forte, si comportano in maniera diversa perché hanno ad oggi dei pesi diversi. Però abbiamo dimostrato che termico o elettrico alla fine facciamo parte della stessa famiglia. Si divertono i piloti, ma lasciami dire, si diverte anche chi guarda anche questo tipo di gare, le vostre gare, anche perché siete riusciti a tenere, e non è così scontato, quei tempi che corrono, un certo tipo di visibilità anche mediatica che è importante. Di questo siamo orgogliosi, ma è un lavoro corale che abbiamo fatto noi come organizzatori, i piloti e tutti i nostri partner in questi 6 anni. Siamo da ormai 4 anni il campionato più visto in Italia come streaming, come visualizzazioni su online. Questo sia perché abbiamo investito noi, portando spesso in giornalisti, influencer, youtuber, sia perché le nostre gare sono state divertenti. I piloti sono stati i nostri migliori ambassador.
di ciò che abbiamo fatto, e questo ci ha portato ancora oggi al sesto anno di attività di un campionato che nelle idee iniziali doveva durare 2, forse 3 anni, siamo al sesto e già sento parlare del settimo, con tutta una serie di evoluzioni che poi magari dopo l'estate potremmo cominciare a raccontare, e questo testimonia l'efficacia e il valore di questo nuovo mondo di cui siamo pionieri, stiamo sperimentando, siamo in una sorta di fase zero con queste vetture, perché concettualmente, la dico in maniera brutale, stiamo utilizzando le batterie dei cellulari applicate alle vetture. Quando, un po' come dicevi tu, ci sarà un'evoluzione in cui le batterie peseranno di meno, dureranno di più, i motori saranno meno energivori, e a quel punto avremo una vettura che si comporterà sempre più come una vettura termica e poi farà il salto, la supererà. Certo, io ho l'impressione che siamo alle soglie di un nuovo step importante dal punto di vista tecnologico, che aiuterà anche a dissipare certe perplessità che si ha nel mondo dell'elettrico, e comunque ormai forse di perplessità non se ne può neanche più parlare, perché diciamo che è stato anche sdoganato, e non c'è, come diceva appunto Massimiliano Alberto, quello di provare, di testare, anche possedere un'automobile e capire come in realtà poi è tutto più semplice di quello che si pensi, ed è importante appunto, come dicevi, avvicinarsi a questo mondo, è fondamentale conoscerlo, ma soprattutto cambiare approccio anche sull'utilizzo dell'automobile. Dicevamo appunto anche prima di entrare in studio quanto sia importante capire che è un'altra cosa, non è una cosa più complessa ma ha dei vantaggi che possono essere anche maggiori, giusto? Il primo vantaggio è certamente quello delle zero emissioni. Noi come mission aziendale eroghiamo solo energia 100% green. Attualmente l'acquistiamo, ma abbiamo programmi di sviluppo di infrastrutture che ci permetteranno anche di produrla e di gestirla in modo più intelligente e consapevole. Abbiamo implementato oltretutto un'architettura della nostra stazione di ricarica che si basa, attraverso il supporto che ci ha dato Bertone Design nell'ideazione di questo concetto, abbiamo appunto sviluppato una stazione di ricarica che parte dai materiali ecosostenibili, proprio per avere alla fine un impatto zero sull'ambiente to cure. Cioè avete sviluppato un'interconnessione con una centrale elettrica virtuale. Di che cosa si tratta? Allora, esatto. Si tratta di una piattaforma che permette di gestire all'interno di un'unica appunto piattaforma di gestione diverse componenti, quindi nel nostro caso le diverse stazioni di ricarica, in modo tale da modulare la potenza e far sì che l'energia venga utilizzata appunto in modo consapevole nella distribuzione, anche per fornire un servizio maggiore al nostro cliente. Vengo alla domanda fatidica. Come è nata la vostra collaborazione? Perché vi siete scelti? Allora, partiamo da Massimiliano. Ci siamo scelti perché fondamentalmente lavoriamo sicuramente nello stesso ambito, ossia il futuro, e abbiamo la stessa visione. Abbiamo la stessa visione del futuro, di portare oggi quella che sarà la tecnologia di domani, di mostrare l'altissima potenzialità di una nuova tecnologia, e abbiamo deciso insieme di farlo nel modo, quello che è sempre stato fondamentalmente l'anima dell'evoluzione, che sono le competizioni. La Formula 1 per anni, e lo è ancora oggi, ha dimostrato che l'evoluzione tecnologica delle vetture si riversa poi sulle autostradali. Avevamo il KERS, per andare troppo indietro, oggi abbiamo le vetture ibride ed elettriche, l'ha fatto Audi con le MAN con i motori diesel, per riportare poi tutto sulle vetture stradali. Oggi ci siamo noi e la Formula E a fare da apripista. Abbiamo un foglio bianco su cui scrivere il futuro, provare, testare, capire ed evolvere. E con noi... Alberto, da parte vostra, abbiamo capito che è già un campionato divertentissimo, e quindi quella è una delle ragioni sicuramente, poi ce ne saranno altre. Il motorsport è un veicolo molto potente di comunicazione. Noi ci siamo incontrati in occasione dell'installazione delle nostre infrastrutture di ricarica presso il Misano World Circuit, e abbiamo deciso di sposare questo progetto, che è indirizzato soprattutto a una platea molto giovane, che per noi rappresentano i futuri driver. Come diceva lui,
un campionato a zero emissioni, ma al 100% di adrenalina. È molto coinvolgente, è molto potente da un punto di vista comunicativo. Anzi, invitiamo tutti a venirci a visitare le prossime tappe. Noi abbiamo allestito uno stand per spiegare i vantaggi della mobilità elettrica e per divulgare quelle che sono le nozioni principali per entrare in questo mondo, che è assolutamente il futuro. Poi il battesimo l'avete già avuto, non c'è già stata la gara di Misano, sì. Quindi... Battesimo bagnato, battesimo fortunato, aggiungerei, gara 1 tutta sul bagnato. E sì, il campionato, la sesta stagione del campionato è iniziata con la prima vittoria della vettura Sport Mediaset in campionato e la prima vittoria di Bencivegni e di Barbuscia, una doppia prima per l'inizio della sesta stagione. 20 auto in griglia anche quest'anno, che per noi è un motivo di enorme orgoglio, perché arrivati alla sesta stagione poteva esserci una stanchezza fisiologica, invece abbiamo richieste dal Portogallo, cioè piloti del Portogallo che chiedono di poter correre. Non è detto che il 9 luglio a Vallelunga, che è la prossima tappa, possiamo vederlo in griglia insieme ad altri. Sono curioso di sapere. Poi ci rivediamo a settembre, dove faremo la pista club di Vallelunga, il corto. Ci vediamo a Magione a inizio ottobre e poi il gran finale al Misano World Circuit a novembre, il 5 di novembre. Beh, insomma, un bel appuntamento, dei bei circuiti, una bella visibilità. Il nostro tempo a disposizione è finito, io vi ringrazio, abbiamo chiarito. Sono soddisfatto di quello che ci hai detto, Alberto, davvero questo mondo molto importante, interessante e soprattutto in continua evoluzione del mondo della ricarica, fondamentale per l'auto elettrica, quindi ti ringrazio, Alberto. Grazie mille a voi per l'invito. Un ringraziamento anche a Massimiliano Palomba, grazie mille a voi di essere stato con noi. Un ringraziamento a voi che ci avete seguito naturalmente. Save Dai finisce qui, l'appuntamento come sempre tra una settimana. A presto.